per me come prete Fideidonum, l'esperienza che sto vivendo in Kenya in generale è un regalo grandissimo e come molti missionari dicono, chiaramente, è qualcosa che cambia te anzitutto. Percepisci che è una presenza di Gesù in un modo che è al di fuori delle nostre, magari delle nostre liturgie, dei nostri dogmi, dei nostri parametri, ma che è presente veramente nella vita dei più semplici e che se li ascoltiamo ci portano e ci insegnano ad incontrare Gesù. Essere cattolici significa avere un atteggiamento universale, uno sguardo proteso sul mondo. Questo significa affermare una fratellanza universale, andare al di là del pregiudizio, porsi appunto in un atteggiamento dialogico e soprattutto la capacità di capire, comprendere che la cooperazione è fondamentale in tutto questo ragionamento. E quando parliamo di cooperazione, la missione non può essere intesa unicamente come dare, ma significa anche impegno nel saper ricevere. Che cosa? Innanzitutto il vissuto delle giovani chiese. La Fideidonum, intesa come partenza per aiutare, stava trasformandosi in una partenza necessaria per una comunione e per una integrazione della nostra stessa esperienza. La chiamiamo la cooperazione tra chiese sorelle. Cioè non vado, una diocesi non parte, non manda perché ha tanti preti, perché ha tante suore, perché ha tanti volontari. Parte perché è necessitata di andare ad incontrare delle chiese sorelle per accogliere stimoli, per imparare delle ricchezze o delle esperienze spirituali o di pastorale che gli altri hanno. Cioè, nessuno di noi è già arrivato. Nessuna chiesa può dirsi completa, nessuna chiesa può dirsi pastoralmente perfetta. Umano che davanti a un cambiamento si fatichi a ripensare quelli che sono gli equilibri complessivi, ma quello che è in gioco, la sfida che sta davanti, è quella di ripensare la nostra identità non come l'identità di ricchi che concedono briciole nei confronti dei poveri, ma è quella di ripensarsi come chiese nella capacità di dare e di ricevere. È divino non soltanto amare dando gli altri, ma è divino avere la capacità di ricevere dall'altro e di riceversi attraverso le parole dell'altro e lo sguardo dell'altro. Allora tutto quello che è il grande movimento missionario è un movimento che ci pone e ci prospetta con una forza e una forma nuova, esperienze, linguaggi, modalità di vivere che aiutano a comprendere più profondamente l'essenziale della fede cristiana. Allora in questo senso sottrarsi alla grande dinamica del dare e ricevere nella fede vuol dire alla fine impedire una maturazione alle nostre stesse comunità cristiane. Perché l'identità non può darsi semplicemente mantenendo il passato, ma oggi si trova davanti alla sfida, qui come in altri continenti, di vivere e di dirsi attraverso un confronto. L'identità si dà nell'alterità, l'identità si dà a confronto continuo con la parola dell'altro, l'intuizione, l'esperienza che altri popoli, altre chiese locali, altre persone portano per l'esperienza della fede. Questa è la sfida davanti alla quale ci troviamo.